Sono per iniziare il live, quindi sono elettrico. Sogno adrenalina, anche se non sembra, perché comunque io, cioè, ho macinato palchi. Chi mi microfona? Sembra che sono rilassato e invece dentro sono un cavallo. Albi, pronto, 3, 2, 1, via. Hello! Io darò tutto quello che ho, dentro questo corpicino verrà messo a disposizione di tutti gli artisti che ho scelto e faremo un bel lavoro per riuscire a ottenere il migliore dei risultati possibili. Ciao, non sono mai cambiato, sono quello che ero prima, sarò quello che sono adesso. Ho 58 anni, quindi sono un individuo già formato. Tutti i ragazzi mi hanno colpito tanto. Mi sento molto a mio agio, devo dire, sia con i giudici sia con i ragazzi. Ho fatto delle super scelte musicali. Io e la mia squadra siamo la banda dei pazzi totali. La cosa più interessante, secondo me, proprio all'interno della mia squadra è che comunque ognuno rispecchia una faccia effettiva di quello che sono io. Per questo l'ho scelti, perché io mi rivedo tanto, sono anche un po' me. Quei ragazzi. Per come ho visto la mia squadra, io sono felice e molto soddisfatta. Sono tre proposte completamente diverse, però rispettano tutte e tre quello che io amo. I ragazzi li scelgo certamente prima per il talento, poi anche per il gusto. Anche chi è lontano dai miei gusti ha una visione della musica che in realtà è vicina alla mia visione. Il perché fare musica, che cosa si vuole raggiungere facendo musica e anche la parte emotiva, che per me è fondamentale. I ragazzi che ho sono molto diversi tra di loro. Sono convinto che in alcuni lo spirito di go hard or go home ci sia alla grande. Bisogna vedere nel momento in cui lo tireranno fuori. Io ho cercato di trovare dei ragazzi che avessero una vera passione per la musica, che fossero bravi a fare musica. E questi che ho trovato, ognuno a modo suo, è veramente forte, veramente appassionato, veramente musicista. Francamente, io l'ho fortemente voluta. Perché francamente non era con me. Sono riuscito con una circonvenzione di incapace a dire Lauro. Io ti ho fortemente voluta, talmente ti ho fortemente voluta che ti ho vinta da uno scambio con Achille Lauro. Lui non aveva nei suoi piani di prenderla. Io invece l'avrei voluta subito, no? Il suo nome d'arte mi fa ridere perché ha la doppia valenza, no? Di francamente e di franca mente. No, mente come dice le bugie. Lei me l'ha spiegata una franca mente. Io la chiamo Frank comunque. Quando arriva è un personaggio, un fumetto lei, con questa pettinatura un po' gabber. Hello! Io sono francamente. Ha questo tono di voce un po' paperinesco, che poi in realtà si trasforma in una bellissima voce quando canta. È una ragazza molto, molto, molto interessante su tutti i punti di vista. Primo la storia. Lei viene da un posto, poi è andata via, è andata a Berlino, dove credo sia andata per essere libera di vivere la sua vita come le piace, senza essere ostacolata, senza essere giudicata. È una che si è dovuta guadagnare la sua libertà. Poi mettici questo, mettici che lei canta molto bene, mettici che ha una faccia e uno stile particolare, balla tutta sgangherata, insomma, a me lei piace tantissimo. Laureata in filosofia, il che va benissimo perché qualcuno che ha studiato ci deve pure essere. Sono Francesca, tutte e tutti mi chiamano Franca e il mio progetto è Francamente. Sono di Torino originariamente, ma da 3 anni e mezzo vivo a Berlino. Sono cantautrice, penso, da almeno un paio d'anni. Lucia! E qui a Berlino faccio la guida turistica come lavoro. Siamo arrivati in Alexanderplatz, questo è uno dei luoghi più importanti della città di Berlino. Un lavoro che mi permette di avere diverso tempo libero per dedicarmi alla musica o per suonare. Per me quando si parla di famiglia lo si può fare in due modi. C'è la famiglia biologica, che abbiamo tutte e tutti e che non scegliamo, e poi c'è la famiglia queer, che di base è una famiglia scelta. Non ci si lascia mai tremare da soli in una grande città.
nelle strade norvegesi a ritrovarci. Oslo. Era un altro tentativo di ammacciarci. Berlino mi ha cambiata molto e mi rendo conto che ha abbattuto tantissimo il giudizio verso gli altri o le altre. Ma io a Berlino ho imparato l'orizzontalità. E questo lo devo tantissimo a una mia cara amica, Camilla. Lei è una busker come me, quindi suona per strada. La mia passione per la musica, non ricordo esattamente quando sia nata. Ho iniziato con le Zeppelin, Janis Joplin, poi ho deciso di studiare canto più seriamente. Ho pensato, ok, magari è il momento di essere la nuova Madama Butterfly. Oh, un bel dì vedremo. Sono appassionata tantissimo alla filosofia. Penso sia l'amore più grande. Avere questi strumenti, questi mezzi per capire il mondo, è come se ogni pagina mi fosse sentita più libera. C'è una filosofa che è Hannah Arendt. Lei, insieme a Lady Oscar, le mie donne di riferimento. Lady Oscar mi ha insegnato che cosa sia la moralità, quanto sia importante essere giuste e che soprattutto si possa essere donna in tanti modi diversi. Penso che per me fare busking sia il palco più bello che ci sia. Il fatto di essere lì con la mia chitarra mi fa sentire bene. Mi protegge il mare. Se dovessi definirmi in un genere, forse sceglierei più un'atmosfera che l'atmosfera degli anni Ottanta. Alice, Giuni Russo, Battiato sono le mie stelle polari. Al di fuori dell'Italia sono cresciuta a Pane, Patti Smith. In questo momento sto camminando nel mio quartiere, mi sto dirigendo verso uno dei miei negozi vintage preferiti per vedere se hanno qualcosa che posso prendere. Per me arrivare X Factor è stato e lo è una grande paura. Vado vestita con una certa insicurezza. Poi io sono anche dell'idea che la paura faccia camminare. Sinceramente sono emozionatissima, sono felicissima, non vedo l'ora di rivedere i miei compagni e compagne di squadra, conoscerci anche meglio, rivedere Jake. Quello con Jake è stato un incontro inaspettato, ma molto gustoso. Quando mi chiesero con chi proprio non vuoi essere, io risposi Jake La Furia. Quando però io ho capito di essere in squadra con lui, ho veramente trovato una persona molto aperta al dialogo, molto consapevole, che mi ha detto anche questa cosa che ho trovato molto interessante, che il rap, essendo così di strada, così sporco, in realtà sia proprio il luogo dove più facilmente determinate rivoluzioni prendono piede. Oddio, che emozione! Adesso da questa avventura mi aspetto di divertirmi tanto. Che io esca, no, alla prima puntata o più avanti, penso ci sia davvero tanto per essere arricchite. Devo fare fuori tutti. No. Laura Fettau, Laura, sul nome bisogna lavorare. La gente la chiamerebbe Laura con l'H, Laura Ha. Poi, diciamo, una Laura c'è già in Italia, quindi bisogna cercare un nome che sia più rappresentativo anche di quello che fa lei. Balla, canta, rappa, ha già le idee molto chiare su quello che è la sua cifra pop, urban, diciamo. Lei sembra nata per quello. Affronta il palco senza difficoltà. L'unica cosa che mi piacerebbe sentirle fare ogni tanto è performare un po' meno e cantare, magari un po' di più. Facendo sentire tutte le sfumature della sua voce. Laura sicuramente è molto granitica,
fiera di ciò che lei ha costruito fino adesso. Quello che vorrei che Laura facesse è riuscire a scardinare la sua, tra virgolette, apparente durezza, perché poi è una ragazza estremamente dolce, una ariete come me, quindi un po' ci intendiamo, no? Adesso uso questo termine improprio che uso solo io, non so se però l'ho sempre usato. Il pop vuole anche un po' di cuccioladdine, cioè l'hanno sempre avuta tutte le cantanti, anche quelle più tecniche. C'è sempre un momento in cui tu le vorresti abbracciare e dire ok, adesso ti aiuto io, no? Perché sennò fai tutto tu e io che ti servo? Io pubblico, mi devi coinvolgere in qualche modo. Ecco, mi coinvolgi quando ti mostri un po' di più, anche nelle parti più fragili. Laura, non me passo da... Mi chiamo Laura, ho 23 anni, sono di Pordenone e sono di origini albanesi. Nella vita faccio la cantante, ovviamente, ma anche la vocalist. Sono una ragazza molto determinata. Molto. Sono sempre stata affascinata dalle grandi diva americane, tipo Rihanna, Doja Cat, Nicki Minaj, Beyoncé. Mi piace stare sul palco tantissimo. Quando penso al palco, penso a casa. We only said goodbye with words. I died 100 times. Io mi chiamo Laura perché mia mamma era ed è tuttora fan di Laura Pausini. Ero forse già predestinata, probabilmente. Lo scopriremo solo vivendo. Now hush little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. La mia passione per la musica è partita alle elementari, quando sì, tornavo a casa da scuola, non facevo i compiti, mai. Però cantavo. Quando sono nel palco è ovvio che lì faccio vedere proprio la mia parte forte, cioè un po' power girl, capito, quella roba lì. La mia spaccace, ci sono alternative. Bello bello, sei chiamato alla bello, sei come cenere con tanto fumo nel cervello, ti credi venere, ma sei solo un pischello, sei peggio, sei un demone. Però poi non penso proprio di avere un'armatura, cioè alla fine non è uno scudo, cioè in realtà questa sono io. Mi capita anche di essere fragile, spesso e volentieri, perché comunque sono un'umana e quindi chi se lo merita faccio vedere anche le mie altre parti, quindi... So già che vi mancherò tantissimo, questo lo so. Anche a noi. La mia famiglia per me è la cosa fondamentale. Ci mancherò la nostra... Mia mamma è la mia musa. Se sono quella che sono e soprattutto... Grazie a lei e alla forza che comunque in tutti questi anni mi ha dato. E stessa cosa vale per mio papà. Sei pronto per farmi altri 10.000 cartelloni di quelli che mi hai fatto all'audizione? Anche di più. E poi c'è la mia nonna, la mia nonnina. Per me non esiste persona più buona. Sta dicendo che sono il suo cuoricino e che è molto felice di me e che ovviamente ci tiene tanto, ecco. Brava, così si affronta un palco come questo quando si fa pop music. Paola, penso che possa essere la giudice perfetta perché innanzitutto siamo due ariete, quindi partiamo dal presupposto che siamo molto 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 simili. Poi vabbè, ho scoperto che abbraccia gli alberi, cosa che faccio anch'io, prendeteci per pazze, non lo so. Abbracciare gli alberi mi dà un'energia incredibile, imparerò tantissimo e si vedrà. Cioè, io non vedo l'ora che arrivino sti live, capito? Cioè, non vedo l'ora di fare il panico totale.
Ciao Paola. Ciao Belli. Che sorpresa vederti. È un po' che non ci vediamo, però volevo parlare con te di un argomento che a me sta molto a cuore. Volevo parlare un attimo del tuo nome, perché il nome è molto importante. Assolutamente. Penso a Lady Gaga. Si chiama Stefani Germanotta, per fare degli esempi italiani, non so, Patti Pravo si chiama Nicoletta Strambelli. Certo. Il tuo nome deve essere anche un brand. Assolutamente. Quindi io ho pensato a qualche idea, però volevo confrontarmi con te perché tu sei quella che meglio può decidere per se stessa. Assolutamente, sono d'accordo. Pensavo di non liberarci del tuo nome. Ok. E avevo pensato a Laura, scritto però Laura. E poi ci metti o l'H finale o non la metti, Laura. Quindi rimane il suono del tuo nome, però diventa internazionale. E secondo me non male. Che dici? Potrebbe? Sì, mi suona, ma perché si sente il mio nome comunque, quindi poi visivamente pure è figo. Dai, sono contenta che almeno abbiamo rotto questo impasto e che tu sia così aperta. Questo l'avevo già capito. Sei una intelligente, Laura. Ci vediamo on stage. On the stage, bitches. Ciao baby, a presto. Ciao Paola, grazie. Ciao amore. Devo dire che Laura non mi dispiace. Mi sa ancora, cioè mi sa di, non lo so, di qualcosa di big, non lo so, mi piace, mi piace. Patagarri, sono arrivati sul palco. Comunque esteticamente già sono dei personaggi strambissimi, no? Ciao. Infatti sarà interessante anche trovare una collocazione a livello estetico. Sono dei grandi musicisti perché vengono tutti da comunque percorsi di studi importanti, conservatori e quant'altro. Entrano da artisti di strada che vengono a fare, hai capito, il loro show. Secondo me anche con poche ambizioni di entrare. E invece trovano il pazzo che dice, signori, questa è la porta. Nella mia vita ho sempre scelto il rischio, il fuori dagli schemi, l'inappropriato, l'inopportuno, e questi qui non c'entrano un cazzo, quindi devo dargli la sedia. Sicuramente è un lavoro diverso che potrei fare con una band jazz. Sono in strada, sanno come colpire il pubblico, sono spettacolari anche senza aggiungere nient'altro. L'Italia è un popolo di cultura. Piace la musica suonata, piace la musica di quel tipo. Cazzo, siamo tutti Patagarri in Italia. Cioè, c'è proprio una grande percentuale di Patagarri in Italia, sì. Io sono Giovanni. Io sono Arturo. Io sono Daniele. Io sono Jacopo. Io sono Francesco. In arte i Patagarri. Qualsiasi cosa che non abbia un nome è un patagarro. Noi non sapevamo come chiamarci, siamo chiamati Patagarri. Siamo i Patagarri. E siamo onorati di iscriverci ad X Factor. Secondo round. Abbiamo iniziato io e Pino, sono per strada. Si è aggiunto Franky. Ciao Franco! Ciao bello. Si è aggiunto Arturo, si è aggiunto Giovanni. Oh, ma che arriva! Arturo nel trombone! Dai Joe, sul pezzo, dammi la finta. Piace suonare per strada, in realtà il nostro gruppo nasce proprio per suonare in strada, un po' per divertirci, un po' anche per questioni economiche proprio. La musica di strada ci ha portato a fare sempre i viaggi basking. E tra l'altro ci ha portato anche a fare un viaggio basking a New York, questa cosa, sempre con questo mood. E suonare per strada. Fare basking a New York è stata un'esperienza indimenticabile. Mi
York è una città sempre viva, cioè noi potevamo attaccare a suonare a mezzanotte, che è una cosa che se vai a Milano ti arriva l'acqua addosso, e lì cioè, c'è folle di gente a qualunque ora della notte, del giorno, quindi molto bello per suonare in strada. Sì, un momento in cui siamo tutti un po' scazzati, tutti, ognuno c'ha le sue cose, appena passiamo a suonare, passa tavola rasa, cioè... Un po' anche come fuga, di fatto. Ma anche così, tra di noi, cioè se abbiamo dei problemi tra di noi, suonando passa, sì, tutto. Poi a volte è peggiora, però. Grazie. Che siete? Il più bravo di tutti è Giovanni. Ma non è secondo vero. Me è Giovanni. È l'unico tecnicamente, tecnicamente il più bravo di Patagari, no, è Giovanni. I più grandi complimenti li riceve il mister ventriloquo, così definito da uno dei... Che tipo di complimenti? Dalle ragazze Pino, dalle signore anziane Franky, dai polistrumentisti io. A volte capita che quando suoniamo al mercato si fermino un po' di vecchietti a farci complimenti, sono le nostre migliori fan. Che alla fine si fermano a sentirci, sì, suonare anche persone un po' variegate, cioè c'è appunto i pischelli che vedono che alla fine hanno la nostra età più o meno e quindi si gasano, e appunto signore che sentono il repertorio che magari è un po' più vecchio e gli piace. Quando per esempio saltavamo un giorno, la volta dopo come ci dicevano... Come giovedì scorso, esatto, non c'eravate? Non c'eravate. C'erano quelle che ci davano i soldi perché ogni volta si dimenticavano. No? Ma che quindi ogni settimana, siete. Pam, pam, bravi, pam, pam. Questo soffizzo violato non esiste più. Sicuramente il pubblico ti dà tanta energia, specie quando balla, cioè nel senso suonare e vedere la gente che balla bene o male significa che... Diciamo, tu stai davvero creando in loro una bella emozione, li fai muovere. Qua diventiamo ricchi, qua sbanchiamo al grazie. Casino, ragazzi. Grazie. La nostra sala prove di base, da quando abbiamo iniziato, è sempre stata la strada. Cioè, uno, nasceva da uno una proposta di fare un nuovo brano e la provavamo direttamente in strada, che è una cosa che spesso non funziona perché sicuramente attiri meno gente che suonando i brani del tuo repertorio, ma quando viene poi è molto più bello comunque suonare un brano appena arrangiato. Che bel posto! A volte ci troviamo in cantina da mio papà, che è una specie di sala prova. Sempre il solito buon odore. Il padre di Arturo è un po' Patagarra. Fai il solo tra una strofa e l'altra. Ci vogliamo mettere anche un solo di chitarra? Sì. Sì, ma... Anzi, la chitarra potrebbe anche fare il tema... ci sta, proviamola, dai. Riproviamola. Siamo super aperti a fare qualsiasi cosa, di qualsiasi genere. Purché ci piaccia, assolutamente. Se non ci piace, non riusciamo a farlo. Possiamo sembrare pure anche dei cazzoni, perché in effetti lo siamo. Però comunque alla musica noi ci dedichiamo tanto tempo, tanto studio, quindi a casa c'è tutta la parte di studio, poi questo studio lo trasformi un po' in cazzoneria. A me è stato detto spesso, quando studi musica, studia, e poi quando vai a suonare davvero, dimentica.
sono diversi, hai capito? Anche per l'organico che portano in scena, cioè sono tanti, suonano strumenti che non ci sono in questa edizione. Io sono rispettosissimo del loro mondo e della loro estetica, però voglio anche provare a fare delle proposte che possano essere utili per il loro percorso. Cioè comunque si scontreranno con un mercato discografico violento. Io sono un amico, però il mercato discografico non è tuo amico. Quindi sono certo che la prima esibizione, se riusciremo a costruirla bene, sarà interessante. I miei ragazzi fanno musica per stare bene. I miei ragazzi fanno musica per sentirsi bene, per trovarsi. C'è questa nuova generazione che si sta staccando dalle regole del gioco, no? Mi piace molto questa cosa. I miei ragazzi fanno musica per stare in mezzo alla gente. E questa è una cosa forte, bella. È vita. I Pancake sono una band e già essere in una band vuol dire mettersi in gioco e fare lavoro di gruppo. La band è collaborazione. E loro sono all'avanguardia, secondo me, di una nuova scena che io sto vedendo rinascere. Mia figlia suona in una band e quindi ne conosco altre di band perché ogni tanto vado ad ascoltarmeli travestito. E hanno tutti questo desiderio di costruire un circuito. Penso che non esista il punk fatto bene. Sì, sì. Sono lì anche per quello, per disturbare. Ragazzi, quattro sì. Davvero, cazzi vostri.